Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Certi libri, parafrasando una canzone, fanno dei giri immensi e poi ritornano. O di certo finiscono per essere loro stessi un pezzo di quella storia che raccontano. Vale anche per la guida di Bologna in uscita per Minerva, che si appresta a vivere una nuova vita. Almeno la terza, ma come vedremo nella puntata di oggi del podcast, forse anche qualcosa di più. Parliamo infatti di quella che si potrebbe definire la guida delle guide, scritta inizialmente da Corrado Ricci e Guido Zucchini e ora riaggiornata da Marco Poli. Sempre Poli, assieme ad Andrea Emiliani, aveva revisionato la versione del 2002. E proprio Emiliani è dedicato questo nuovo lavoro, che in appendice riporta anche la Pinacoteca Nazionale di Bologna, scritta proprio dallo storico dell'arte scomparso nel 2019. Lavoro che esce dai canoni delle guide che conosciamo e si presenta più come un racconto storico, voce per voce, di come si sono trasformati palazzi, chiese, musei della città. Una piccola Bibbia, passatemi il termine, da consultare. Ma ci racconta tutto il curatore, il nostro Marco Poli. Quindi la storia di questa guida di Bologna viene da lontano, dal secolo scorso e forse anche da prima. In che senso? Esattamente, proprio così. Questa guida ha le sue origini nella figura di Corrado Ricci, grande studioso, archeologo, uomo di, diciamo così, che insomma si intendeva tantissimo di arte, di tantissime cose. Un personaggio incredibile. Bene, Corrado Ricci, ravennate, studiò a Bologna, si laureò a Bologna e oltre ad aver scritto anche su Ravenna, una guida di Ravenna, volle scrivere una guida nel 1884, una guida di Bologna, una guida diversa dalle altre, ricca, più delle altre che davano solo indicazioni, di contenuti artistici sui pittori, sulla storia degli edifici e sulla storia delle architetture di Bologna. Nel 1930, insieme a un altro grande personaggio, l'ingegnere Luigi Zucchini, uomo che ha restaurato gran parte dei monumenti di Bologna, che ha scritto decine e decine di libri, di articoli, eccetera, si misero assieme Corrado Ricci e Guido Zucchini e fecero la guida di Bologna nel 1930, più famosa, più importante, più apprezzata dal pubblico, tant'è vero che ebbe molte edizioni, la pubblicò Zanichelli, la pubblicò l'editore Zanichelli, come era accaduto anche per la guida di Corrado Ricci, e fino agli anni 50 è rimasta un punto di riferimento assoluto. Dopo gli anni 50 la guida era esaurita, e allora ecco che salta fuori un altro editore, l'editore Alfa Editrice di Bologna, che rileva i diritti da Zanichelli, che gli riconcede volentieri, e ripubblica nel 1968 la famosa guida di Ricci Zucchini. Poi da allora, ecco, questa guida ha, quindi vuol dire che migliaia di copie girano per nella città, sono nelle biblioteche dei cittadini bolognesi, eccetera. Poi arriva Roberto Mugavero e la Minerva Edizioni, che nel 2002 affida una revisione, una rivisitazione, un aggiornamento della guida, dopo averne rilevati i diritti da Alfa, al professor Andrea Emiliani e al sottoscritto, e così nel 2002 esce l'altra edizione, quella del terzo millennio, diciamo così, a testimonianza dell'importanza di questa guida. Ora siamo nel 2023 ed esce un'altra edizione, una nuova edizione corposa, circa 400 pagine, adesso il numero esatto non me lo ricordo, senza fotografie, perché non è una guida turistica, ma una guida
storica. Però, come tu dicevi, non è una guida turistica, infatti non hanno le fotografie. Ecco, come è stata concepita fin dall'inizio questa guida particolare? È stata concepita per gli studiosi e i cittadini di Bologna che conoscono la città, cioè la vivono, ma che entrano in una chiesa e si chiedono: ma di chi è quel dipinto? Allora ecco che vanno con questa guida, vanno alla voce chiesa di, non so, San Salvatore, cercano il dipinto, seconda cappella a destra o a sinistra, e vedono che lì c'è scritto che quel dipinto è del tale pittore, realizzato nell'anno tal dei tali. Ecco, oppure sono curiosi, voglio vedere tutti i dipinti di Guido Reni che ci sono a Bologna, nelle chiese, nei palazzi, eccetera. Allora vai nell'indice, vai a Guido Reni e lì ti dà tutte, con la pagina, ovviamente numero di pagina, tutte le indicazioni dei luoghi, delle chiese, dei palazzi dove esiste un suo dipinto. Quindi quell'indice, un indice corposo di 50-60 pagine, è il plus di questa guida, perché consente a tutti di risalire a un personaggio, a una chiesa, a un luogo, a un palazzo, e togliersi una curiosità: chi l'ha fatto, chi è l'architetto, che pitture ci sono all'interno. Ecco, questi sono gli elementi di questa guida. Sì? A questo punto chiederei, rispetto al 2002, allora al 2023, che cosa è cambiato, quindi come sei intervenuto nell'aggiornamento? Ecco. Ma per esempio, diciamone una, che è una delle cose più importanti, significative: nel 2012, dal 2012 il Museo della Storia di Bologna è in Palazzo Pepoli. C'è l'altro Palazzo Pepoli, Campogrande, e di fronte nel Palazzo Pepoli Campogrande invece c'è una collezione d'arte, una raccolta d'arte che alcuni cittadini non sanno che esiste. E poi un'altra novità importante risale al 5 maggio 2007 è in via Don Minzoni 14 il museo d'arte moderna che viene chiamato Mambo. Anche questo prima non c'era, quello era un palazzo nel quale c'erano delle attività del municipio, mi pare ci fosse anche un garage, e prima ancora era stato il famoso forno del pane voluto dal sindaco di Bologna Francesco Zanardi fra il 1915 e il 1916, onde produrre il pane a prezzi popolari. Ecco, questo è un altro elemento. Per esempio, una cosa che lì non c'è, perlomeno è stata un po' trascurata nell'ultima revisione, perché diventa un inserimento abbastanza corposo, è il Museo Civico Medievale, che in via Manzoni 4. Ecco, è accennato, ma com'era prima? Mentre invece dalla fine degli anni 80 il Palazzo Ghisilardi Fava, via Manzoni 4, è stato istituito il Museo Civico Medievale, e quindi questo è descritto, diciamo, abbondantemente in una pagina intera. Così pure nel 1999 è stato inaugurato il Museo Ebraico di Bologna. Il Museo Ebraico è lì dietro a Palazzo Manzoli, nel cosiddetto antico ghetto ebraico. Quanti cambiamenti, che uno lo si dimentica, che è avvenuto in tanti anni. Ma poi ce n'è un'altra cosa importantissima. 2012, il Museo Morandi, che era stato istituito all'epoca del sindaco Imbeni, alla più o meno alla fine del suo mandato, era stato istituito secondo la volontà della sorella di Giorgio Morandi nel palazzo comunale, all'ultimo piano, grande, meraviglioso restauro, e le collezioni comunali d'arte, oltre che ospitare ciò che ancora oggi c'è,
avevano anche questa sezione, il Museo Morandi, che attirò, adesso non voglio esagerare, ma centinaia di migliaia di visitatori. Ebbene, nel 2012 il Museo Morandi è stato trasferito in via Dominzoni, dove ho detto prima, a Mambo. Anche questa è una novità importante. Per esempio, nell'altra edizione del libro non c'era che la statua di San Petronio fosse stata ricollocata nel luogo originario nel 2001, dopo un adeguato restauro e dopo aver ricostruito un piedistallo identico a quello originale. Ecco, adesso la prossima edizione ancora dovremo dire se l'hanno restaurata o meno, per ora l'hanno semplicemente tolta. Poi io ho cercato in questa revisione, che è durata 2 anni, anche di aggiungere altre informazioni, per esempio i restauri. Una delle cose che Emiliani portò avanti dal punto di vista culturale fu quello del restauro e della buona manutenzione. Disse: tutto va sottoposto a manutenzione. Ovviamente lui parlava delle opere d'arte, ma parlava anche della città, delle fognature, delle strade, eccetera, eccetera, dei monumenti, dei palazzi. La cultura del restauro è stata introdotta da Gnudi e da Emiliani nella nostra città ed è stata, diciamo così, accolta anche ben oltre la nostra città. Il compianto che sta nella Chiesa della Vita, di Santa Maria della Vita, è stato restaurato nel 2010, ecco, per dirne una. Ancora, non so, non c'è notizia, ecco, questa è un'altra curiosità, non c'è notizia nell'altra, questo è un inserto in più, di un museo che si chiama Museo Indiano, che fu fondato nel 1907 e che è custodito all'Archiginnasio e al Museo Civico Medievale e al Museo di Palazzo Poggi, suddiviso in questi 3 luoghi. Per dire un altro restauro che secondo me fu importante, Palazzo Sanguinetti Vizzani Lambertini, via Santo Stefano, all'angolo con via Rialto, no? Un palazzo bellissimo e assolutamente originale. Bene, la facciata è stata restaurata finalmente nel 2011, ecco. E poi, per dire, ci sono delle scuole che ai tempi di Rizzi e Zucchini erano ancora scuole, poi sono diventate altre cose. Era giusto lasciare che fossero indicate ancora, non so, in via Santo Stefano, le scuole Rolandino dei Passeggeri. Però mettiamoci fra parentesi quadra, ora civile abitazione. Ho capito. È un lavorone effettivamente allora. Sì. Okay. Sì, sì. I restauri dei portici, non so, per dire, il portico di via Albertoni è stato completamente restaurato, era cadente, ma anche piccoli restauri, ma significativi. Il cortile di Pilato, no, nelle 7 chiese cosiddette, dice, il catino di Pilato è stato restaurato nel 2015, diciamolo, ecco. Ho capito. Anche per far sapere che ci sono a Bologna, ci sono state tante persone che avevano a cuore il recupero, il restauro dei beni architettonici laici e religiosi di questa città, che ne hanno fatto la storia. Quindi questa non è una guida qualsiasi, è un libro che racchiude tantissime notizie, curiosità, informazioni, valutazioni, ed è preceduto, lasciamelo dire, da una breve, alcune pagine, storia della nostra città, che ho voluto scrivere per chi volesse ripassare il nostro passato. Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.